Mario Cerasia per Interforze Città di Maina. Allora Mario, tutto buonasera. Complimenti per questa vittoria che certamente il primo tempo il Maina aveva giocato una partita alla pari, credo, con Nicastro, dove il pareggio era forse, diciamo, giusto, anche se il Maina era un po' forse qualcosa in più l'abbiamo meritata. Nel secondo tempo, diciamo, la partita sembrava che il Nicastro cercasse in tutti i modi di arrivare al secondo colo, ma forse un po' troppo sbilanciato. Poi penso che credo che la svolta sia stata la vittoria. L'entrata in campo di Geneviva e praticamente in quei 10 minuti il Maia ha fatto 3-4 azioni di cui uno era gol, e poi certamente se avesse fatto altri 2-3 gol non avrebbe certo meritato. Intanto di Castro la squadra coriace ha mollato fino alla fine, anche se poi facendo un'analisi di tutta la partita il Maia ha nettamente meritato la vittoria. Tu come hai visto questa partita? Sei d'accordo con la stanza oppure vuoi aggiungere qualcosa che giustamente aggiungerai tu, ecco. Sì, vittoria meritata. È chiaro che il secondo tempo dovevamo aggiustare un pochino le cose, essendo con un uomo in meno, con una squadra come Nicastro abbastanza messa in campo bene, e poi tra l'altro una squadra di esperienza che già fa questa categoria da anni. È chiaro che loro sfruttavano i vari spazi e cercavano di affondare di più, essendo noi uno in meno. Però noi eravamo consapevoli della nostra forza sulla velocità, sul piano del gioco della palla, quando mettevamo la palla a terra, l'abbiamo messa sempre in difficoltà. Essendo uno in meno dovevo giocare, è chiaro che dovevo alzare un po' il ritmo e sfruttare le nostre doti migliori, che è la velocità. Con l'entrata di Mirko è un ragazzo che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, io do spazi a tutti e tra l'altro abbiamo migliorato un pochino il centrocampo sotto il profilo quando eravamo offensivi, in fase di possesso. Teneva palla, riusciva a gestire bene, verticalizzava e Certamente siamo trovati veramente tante volte contro il portiere, uno contro uno, potevamo fare come giusto potevamo fare più gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto quattro occasioni proprio limpide per andare a chiudere la partita. Anche se tra primo e secondo tempo io metto in conto che noi non abbiamo rischiato. Tranne il colpo di testa che loro hanno fatto gol, non abbiamo rischiato. Il nostro portiere è stato bravo sulle palle inattive che loro giocavano tanta palla alta, sfruttavano i centimetri, però noi siamo stati bravi a contenerli dietro e a ripartire. permettici, noi vogliamo fare un elogio, anche se la squadra ha giocato bene, ma soprattutto a Mauro, che secondo me è il migliore in campo, ma anche l'attaccante, il numero 9, che in due o tre occasioni ha fatto il gol, tutto il 2-1, ma ha anche messo in difficoltà la Fernandes, che aveva molte difficoltà a contenerlo. Peccato che alla fine abbiate sbagliato altri gol, che poteva ci potevano stare tutti. Poi un'altra domanda che facciamo tutti i mister: cosa ti è piaciuto della squadra, cioè in particolare cosa non ti è piaciuto? E poi un voto all'arbitro, se lo vuoi dare. Da 1 a 10, eh? Allora, della mia squadra mi è piaciuto l'atteggiamento e non ci siamo disuniti dopo l'espulsione e siamo stati ancora veramente più stretti a ripartire. Giuliano, uno dei migliori in campo, Saverio, conosciamo le sue doti, la velocità, ci siamo trovati. È chiaro che dobbiamo migliorare, specialmente in questa categoria, sotto questo profilo. Perché le palle che costruiamo le dobbiamo mettere dentro, perché se no all'ultima si può pagare caro gli errori che facciamo. L'arbitro è un arbitro all'altezza della situazione, è chiaro che può sbagliare da una parte, può sbagliare dall'altra. Forse un pochino sull'espulsione siamo stati un po' irruenti più noi. L'avevo detto alla squadra, dobbiamo stare calmi, con gli arbitri dobbiamo parlare meno possibile, perché loro fa il suo operato e quindi dobbiamo accettare le sue decisioni. Va bene, diciamo, ma un voto non gli ha dato un voto, da 10, che voto gli hai dato? Io gli Cioè, do un bel 6 a questo va arbitro benissimo. perché è riuscito a Senti, tenere comunque, la partita. non ben penso, domenica si va a Nicotera. Speriamo, forse cerchiamo di esserci anche noi, però non è sicuro, ci sentiremo lo stesso,
E tu come questa squadra la conosci, poi diciamo non l'hai mai visto, sai qualcosa, ecco, per... Non la conosco, andiamo là ad affrontare come tutte le partite fuori casa, e anche se ancora mercoledì abbiamo il turno di coppa col Piscopio, e poi adesso prepariamo questa partita e poi pensiamo a domenica al Nicotero. Vabbè, ci vediamo mercoledì, allora, se qua mai hai giocato contro il Piscopio. Sì. Vabbè, grazie Mario, è sempre molto gentile con noi Interforze, grazie veramente.